E io sono Paola La Sala, vi do il benvenuto al Venerdì del Cesedi, che è un evento promosso dal GIS, dal Gruppo dell'Innovazione Scolastica, e il nostro incontro si intitola Parole, parole, parole. Le situazioni che viviamo generano parole nuove per narrarci. Come avrete capito, il focus del webinar è il lessico. Il nostro gruppo è formato dalle persone di cui vi dirò i nomi. È un gruppo particolare poiché ogni membro appartiene a ordini di scuola diverse, e questa è proprio la ricchezza che secondo noi fa la differenza. Infatti abbiamo presenti tutti gli ordini, a partire da Maddalena Zaffettieri dell'infanzia, poi Giovanna Sorrentino e me, Paola La Sala, della scuola primaria, poi abbiamo Caterina Grignolo e Claudia Delfino della scuola secondaria di primo grado e infine Fiorella Trucco della secondaria di secondo grado. Siamo un gruppo ben nutrito. Che cosa ci accomuna con il GIS? Senz'altro la metodologia, ossia l'apprendimento cooperativo. L'apprendimento cooperativo è un metodo di insegnamento e apprendimento in gruppo. È molto diverso lavorare in gruppo e lavorare gestendo un gruppo cooperativo, in quanto il lavoro è centrato non sulle risorse dell'insegnante, ma utilizzando le risorse degli allievi. E quindi gli allievi diventano il centro dell'attività e anche usati come risorse per l'apprendimento. Il nostro gruppo è nato come risposta all'esigenza di studiare le prove INVALSI dal punto di vista linguistico, in quanto nel GIS era presente già un gruppo che si occupava di studiare le prove INVALSI dal punto di vista della matematica, dell'aspetto logico-matematico. Nel 2017-18 abbiamo iniziato questo lavoro di studio studiando proprio la competenza linguistica e quindi la coesione testuale. Nel 18-19 abbiamo continuato ad approfondire ed elaborato dei percorsi didattici e nel 19-20 avevamo iniziato con un primo incontro lo studio della problematica del lessico. Poi abbiamo dovuto smettere gli incontri in presenza, ma quest'anno vogliamo riprendere il focus del lessico e quindi ci incontreremo naturalmente online. Maddalena, mi mandi le date, ci incontreremo il venerdì 5 marzo, mi sembra. Maddalena, non vedo più le slide che vanno avanti, non importa. Aspetta un secondo perché non stanno più scorrendo le slide proprio. Infatti. No, ma stavo cercando, ma non. Aspettate che provo a ricondividere di nuovo. Ovviamente non può andare tutto per il verso giusto, eh? No, ci va qualche modalità. Eccoci qua, ci risiamo. Bene, allora vi diamo l'appuntamento online per il venerdì 5 marzo alle ore 14:30 fino alle 17:00, venerdì 9 aprile dalle ore 14:30 alle 17:00. Il focus sarà il lessico e quindi vi invitiamo, se siete interessati, ad approfondire con noi questo aspetto della competenza linguistica. Bene, darei quindi la parola, non funziona di nuovo. Come mai? Sì, è così, è quando. Allora, aspettate un secondo che riproviamo. Naturalmente funzionava tutto fino a qualche minuto fa. Okay, lascio la parola a Claudia Delfino che si occuperà dell'inquadramento, diciamo, più teorico, più linguistico relativo all'argomento di oggi, che è il lessico del coronavirus.
Le 10 parole più cercate su Google nel 2020 sono state, secondo la stessa Google, coronavirus, elezioni USA, classroom, WeSchool, nuovo DPCM, Diego Armando Maradona, Kobe Bryant e MIT. Il nuovo Devo Toli, nell'edizione del 2021, ha un aggiornamento di 600 tra neologismi e nuovi significati, e molti di questi sono legati alla pandemia. Covid-19, lockdown, distanziamento sociale, spillover, droplet, autoquarantena, quarantenare, infomedia, contract tracing. Due elenchi di parole questi che pongono un buon numero di interrogativi a coloro che si occupano di lingua a vario titolo, come i linguisti oppure anche come gli insegnanti. Cominciamo a vedere qualche problema che può porsi un linguista. Come si sono formati, da dove vengono questi nuovi vocaboli e che cosa sono dal punto di vista morfologico? Quali fenomeni linguistici si stanno verificando proprio sotto i nostri occhi? È lecito far entrare così tante parole straniere nella nostra lingua in un periodo così breve? Non è un segno di decadenza della lingua. Gli insegnanti, d'altra parte, invece, si pongono altri problemi. Per esempio, quale sarà l'impatto delle nuove parole sulla lingua degli allievi e se è il caso di lavorarci sopra. E se sì, in che modo? Proviamo a elaborare qualche risposta e incominciamo dal punto di vista dei linguisti. Prendiamo come esempio l'origine e la storia della parola coronavirus, la prima dell'elenco di Google Trend, e quelle della parola Covid-19, la prima dell'elenco dei neologismi della nuova edizione del Devo Toli. Tra i diversi modi in cui si formano le nuove parole in italiano, due sono i più importanti, per derivazione e per composizione. Coronavirus è una parola formata per composizione, cioè si è formata con l'unione di due parole, corona e virus. Delle due parole che compongono un termine nato per composizione, uno indica di che cosa si sta parlando. Questa parte si chiama testa, la testa della parola. In questo caso la parola indica un virus, quindi la testa della parola coronavirus si trova a destra. L'altra parola del composto fornisce informazioni, in questo caso la seconda parte della parola ci dice che il virus è di tipo corona. Ma l'italiano di solito pone a sinistra la testa del composto e a destra il suo modificatore. Pesce, spada, e pesce quello di cui ci si occupa. Capo, stazione, è un capo quello che comanda la parola. E apri bottiglia è un attrezzo che apre le bottiglie. E invece in inglese, lingua nella quale il processo di composizione per formazione di nuove parole è frequentissimo, che la testa dei composti è invece a destra. Sword, fish, pesce spada, windmill, mulino a vento, bedroom, camera da letto. Coronavirus, dunque, è una parola italiana che ha una struttura tipicamente inglese. Alla fine del febbraio 2020, il 26 febbraio, il filosofo Giorgio Agamben, nella rivista Quodlibet, parlava di corona, di virus corona, utilizzando dunque un'espressione completamente italiana. Il duello fra virus corona e coronavirus è stato, come sappiamo benissimo, stato vinto dalla forma ricalcata sull'inglese che ha relegato l'altra, versione in una posizione di inferiorità. E a proposito di duelli, possiamo notare che è ancora in corso un altro duello tra le espressioni che indicano il lavoro da casa. Smart working, che è un pseudo-anglicismo, e lavoro agile, che è un'espressione proposta da un gruppo di lavoro dell'Accademia della Crusca che si chiama Incipit, che è nato nel 2015 con lo scopo di monitorare i neologismi e i forestierismi incipienti nella fase in cui si affacciano alla lingua italiana e prima che prendano piede. L'espressione smart working e lavoro agile sono oggi assolutamente equivalenti e si veda un esempio tratto dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In un avviso che è comparso proprio sul sito del Ministero si legge così:
Nell'ambito delle misure adottate dal governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato il 1 marzo 2020 un nuovo decreto che interviene sulle modalità di accesso allo smart working, confermate poi dalle successive disposizioni emanate per far fronte all'emergenza. Anche il DPCM del 3 novembre del 2020 raccomanda il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile. Ecco, adesso lo vediamo anche nella diapositiva, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio e o in modalità a distanza. Come si vede, si utilizzano queste due espressioni in modo assolutamente equivalente. Chi vincerà questo duello? Lo smart working o il lavoro agile? Forse resteranno addirittura tutte e due espressioni, forse si specializzeranno ognuna per indicare qualche cosa di diverso dall'altra, chi lo sa. Non si può però non aggiungere che smart working è un'espressione che ha una bizzarra storia, non è un prestito dall'inglese, nonostante come dire, quello che potrebbe sembrare, è un'espressione che è presente soltanto in Italia. Non circola in nessun altro paese europeo, meno che mai in Gran Bretagna. In inglese non vuol dire lavoro da casa, che invece si dice home oppure remote working. Leggiamo che cosa dice in proposito il linguista Zoppetti in un articolo sul portale Treccani, nella sezione linguistica italiana, condendo le sue osservazioni con un pochettino di dispetto. Ma smart working è da noi ben assestato e si appoggia alla diffusione di altri composti che lo rendono suadente, comprensibile e manipolabile. Le smart card, gli smart drink, le smart drug, lo smartphone, le smart city, gli smart glass, la smart TV e ancora via dicendo. Insomma, è un anglicismo piuttosto prolifico. Si potrebbe parlare di produttività, ma anglicismi produttivi non sono un'espressione neutra. E infatti, per coerenza con lo smart working, si registrano anche le prime combinazioni, forse passeggere, come la smart didattica, che si affianca all'e-learning e appare moderna, anche se somiglia al barbatrucco della lingua dei barbapapà. È evidente una forte nota polemica nelle parole di Zoppetti. Chiudiamo questa parentesi sui duelli e ritorniamo alla parola Covid, che è formata dalle iniziali di coronavirus disease, che vuol dire malattia da coronavirus, ed è un acronimo. Per quanto riguarda la grafia, un acronimo normalmente si può scrivere in diverse maniere, tutto maiuscolo, per esempio OGM, organismo geneticamente modificato, lo troviamo scritto tutto maiuscolo soprattutto nei testi più scientifici, più tecnici. Troviamo la stessa parola OGM anche scritta con la maiuscola della lettera iniziale. Ed è questa scrittura è più frequente per le sigle molto usate e nei testi non tecnici. Nel lessico delle lingue, alcuni acronimi nel tempo non vengono più percepiti dai parlanti come parole artificiali costruite a tavolino in questo modo che abbiamo giusto detto, ma vengono identificate come delle parole autentiche. Si pensi a modem, laser, radar, UFO. Tra l'altro tutte di genere maschile, che sono tutte in realtà invece che nascono tutte come delle parole artificiali, come acronimi. Nello scritto un segno evidente di questa mutata percezione è che tutte queste parole vengono ormai scritte tutte in minuscolo come dei normali nomi comuni. Questo fenomeno di laicizzazione dell'acronimo Covid, diciamo che la laicizzazione della formulazione scientifica al linguaggio quotidiano sta accadendo proprio sotto i nostri occhi ed è infatti frequentissimo ormai trovarlo scritto nella formula Covid, tutto attaccato con la C maiuscola. A proposito delle due parole, coronavirus e Covid-19, ci sono altre interessanti osservazioni. Intanto la parola coronavirus non è un neologismo del 2020. La prima attestazione nella stampa italiana risale al 1968 e indicava l'ampia famiglia dei virus respiratori che possono causare varie malattie.
malattie. Aggiorniamo però la storia, perché sulla Repubblica l'11 gennaio del 2020 in un articolo viene data la notizia del primo paziente affetto da polmonite misteriosa, dietro la quale i ricercatori hanno identificato un nuovo tipo di coronavirus. Il giorno dopo, il 12 gennaio, sempre Repubblica informa dell'avvenuta pubblicazione della mappa genetica di un virus misterioso, così enigmatico da non avere ancora un nome, responsabile di una polmonite virale dalle cause sconosciute. I media adottano rapidamente il termine coronavirus come referente unico, a volte anche con l'iniziale maiuscola, preferendolo a 2019-nCoV, che era il nome scientifico del coronavirus specifico, che intanto era stato isolato dai virologi. Fino all'11 febbraio la polmonite da coronavirus resta senza nome, la malattia dovuta al virus resta senza nome, anzi i media spesso confondono l'agente patogeno, il virus, il COV, con la patologia e utilizzano coronavirus per designare entrambi. Non mancano nella stampa denominazioni stigmatizzanti come polmonite cinese oppure polmonite di Wuhan. Sarà l'Organizzazione Mondiale della Sanità a fare piazza pulita di ogni etichetta discriminatoria, annunciando il nome ufficiale della malattia causata dal coronavirus. Nasce così COVID-19, questo acronimo di cui abbiamo già parlato, formato da Coronavirus Disease, e aggiungendo il 19, che è l'anno in cui la malattia è stata diagnosticata per la prima volta su un essere umano. Il nuovo nome è per inciso coerente con le linee guida per una denominazione delle nuove malattie infettive. Queste linee guida sono state pubblicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità l'8 maggio del 2015 e impongono di evitare nomi di località geografiche, persone, specie animali, cibi, culture, popolazioni o professioni, e questo per scongiurare ogni impatto negativo sulle persone coinvolte. E da febbraio a oggi si assiste a un interessante fenomeno linguistico. Sui media, ma non solo, anche nei nostri discorsi quotidiani, il nome del virus, coronavirus, e quello della malattia, COVID, vengono ormai frequentemente sovrapposti. Le due parole, COVID e coronavirus, diventano sinonimi interscambiabili. Alcuni linguisti, per esempio Sgroi, parlano di laicizzazione delle parole che si sono semplificate seguendo il flusso e il destino della diffusione delle parole nuove e abbandonano progressivamente le parole precise della scienza. Cambiamo l'orizzonte del discorso e consideriamo queste nuove parole: tamponare, virale e positivo. Fino al marzo 2019 tamponare voleva dire scontrarsi con un'auto o tutt'al più bloccare la fuoriuscita di liquidi, per esempio di sangue. Virale era utilizzato principalmente in senso traslato per indicare qualche cosa che si diffonde velocemente in rete, per esempio attraverso i social, e positivo aveva certamente una connotazione favorevole. Ora, tamponare è usato soprattutto per identificare l'azione di eseguire un tampone per l'accertamento della presenza del coronavirus nell'organismo di una persona. Virale è utilizzato come aggettivo che si riferisce al coronavirus. Il termine positivo si è caricato di una negatività che ci spinge a usarlo con cautela. Cos'è successo? Queste parole hanno subito un velocissimo slittamento semantico, un scivolamento del loro significato. Il loro significato non è cambiato, ma ai vari significati che già possedevano questi termini se ne sono aggiunti altri, per esempio tamponare, oppure i significati meno utilizzati sono diventati, almeno per il momento, prevalenti. Che cosa c'è di interessante in tutte queste storie? Diciamo che possiamo trovarci alcuni sottotemi che possono interessare sia il linguista che l'insegnante. E per esempio il fatto che il cambiamento della lingua avviene attraverso fenomeni che riguardano a volte la forma e a volte il significato delle parole. Il fatto che a volte si scontrano all'inizio dei processi di formazione delle parole
più versioni di espressioni per indicare un certo fenomeno. Virus corona, coronavirus, lavoro agile, smart working. L'affermazione di una delle due forme dipende esclusivamente dalla frequenza dell'utilizzo dei media tradizionali, ma ormai soprattutto dei social, e non può essere regolata dall'esterno. D'altra parte, possiamo anche ragionare in termini più generali, che essere catapultati come società in questo nuovo scenario, questo della pandemia, ci fa assistere in diretta a un processo molto accelerato di nascita di nuove parole e ci fa capire che cosa succede alla lingua in ogni momento, anche se gli effetti del cambiamento linguistico avvengono normalmente in tempi molto più lunghi. Finiamo questo discorso con una citazione di nuovo del linguista Sgroi, che è docente di linguistica all'Università di Catania. La lingua non può non riflettere tutto ciò che l'uomo fa o ciò che succede nella realtà, tanto più durante eventi dirompenti come quelli causati dal coronavirus. Anzi, solo perché l'uomo verbalizza grazie alla lingua, cercando le parole più adatte quanto succede nella realtà, quest'ultima, la realtà, diventa conoscibile e modificabile. La proprietà specifica della lingua, di qualsiasi lingua, è infatti quella di essere uno strumento semiotico onnipotente, in grado cioè di dare forma in maniera sempre perfettibile a una realtà altrimenti confusa e inconoscibile senza le parole. Cambiamo discorso, ci occupiamo ora di un'altra preoccupazione. Il fenomeno linguistico più evidente nelle narrazioni che i media fanno della pandemia è l'irruzione nell'italiano di una massiccia quantità di anglismi o anglicismi o inglesismi in un lasso di tempo molto breve. La questione dei prestiti linguistici non è una questione nuova, è nata con le lingue, è una delle conseguenze del contatto che si stabilisce necessariamente tra loro per ragioni economiche, sociali oppure culturali. È un fenomeno tanto antico che ha coinvolto lingue di tutti i tipi, di tutte le epoche, e non può che essere estremamente complesso. Qui non esamineremo nemmeno le problematiche principali, ma facciamo questa considerazione solo perché è necessario richiamare il fatto che i fenomeni linguistici di grande portata devono essere inquadrati in prospettive che non possono essere di breve o di brevissimo termine. Non è difficile capire però che nel breve e nel brevissimo termine parole, espressioni o strutture linguistiche sono sottoposte alle stesse leggi dell'economia e della politica. Le entità che per qualche motivo risultano più forti o più prestigiose tendono a imporsi e a diffondersi nelle situazioni che per qualche motivo risultano più deboli. Ritornando agli anglismi, mettiamo questo fenomeno e possiamo cominciare a parlare dei prestiti. Il prestito o il forestierismo è una parola, una locuzione, una costruzione sintattica di una lingua straniera che entra nel lessico di un'altra lingua. L'anglismo, l'anglicismo, l'inglesismo, vedremo che queste espressioni sono assolutamente sinonime, è dunque un prestito. Come si è detto, il nostro presente, questo periodo così particolare, sembra segnato dall'ingresso massiccio di prestiti riconducibili a questa specifica provenienza geografico-culturale, l'ambiente anglosassone e appunto quello che le parole che arrivano da noi sono accolte con il nome di anglismi, anglicismi oppure inglesismi. Cominciamo a analizzare questo fenomeno con due definizioni, una da Wikipedia e una dal vocabolario di Oxford Languages. Un anglismo, come vedete, anglismo, anglicismo, inglesismo, è una parola, una costruzione della lingua inglese che viene recepita in un'altra lingua. Secondo alcuni linguisti, il termine si adatterebbe anche a forme complesse, ad esempio alla fraseologia oppure al calco semantico. L'altra definizione. Termine, locuzione, costrutto proprio della lingua inglese, importato sia nella forma originale, per esempio leader, sia adattato, per esempio tramvai, o anche parola impropriamente usata col significato che ha in inglese, per esempio lettura da lecture per conferenza o lezione ad alto livello.
Intendiamo quest'ultima frase di Oxford Languages come la definizione di un'espressione che entra in forma inglese nel lessico italiano con un significato diverso da quello che aveva nella lingua originale. Le due definizioni sono in realtà molto generiche, sono imprecise, non soddisferebbero certamente i linguisti, però hanno la qualità di nominare, di descrivere in un modo comprensibile a tutti dei fenomeni che sono sotto i nostri occhi. Sono poi raggiungibili perché molto probabilmente chiunque si chieda che cos'è un anglicismo, che cosa fa per prima cosa, va su internet e digita la parola su Google e questi sono i due risultati che trova. Queste due definizioni però ci aiuteranno ad accostarci con un maggior discernimento a ciò che ci sta succedendo proprio sotto il naso. Nella definizione di Oxford Languages si fa riferimento a tre fenomeni diversi che riguardano i prestiti da tutte le lingue. Il prestito non adattato, integrale, cioè l'importazione di un termine o di un'espressione che passa dalla lingua a un'altra senza cambiare il suo significato originale, spillover, wet market, recovery fund, task force, screening, trend, sono tutte le parole che noi ormai conosciamo benissimo. Oppure il prestito adattato, che è invece un fenomeno per cui le parole di origine straniera che entrano a far parte del lessico di un'altra lingua possono subire cambiamenti della loro forma fonologica o di proprietà morfologiche adeguandosi alle caratteristiche, ai requisiti della lingua ricevente. Per esempio noi usiamo davvero tantissime cliccare, postare, scannerizzare, whatsappare, googlare o googlare, zippare, taggare, sono tutte parole che, come sappiamo molto bene, arrivano dal mondo dell'informatica e in particolare direi dei social. Ci sono però ricordate nella definizione che abbiamo visto prima anche le espressioni inglesi usate in modo improprio. Abbiamo già visto lo smart working, non esiste in inglese, ma andiamo ad analizzarne, a inventariarne alcune altre come FreeVax. Allora noi abbiamo trovato FreeVax sui media, che è un'espressione utilizzata per indicare chi non vuole che le persone siano obbligate a vaccinarsi. In realtà in inglese FreeVax vuol dire vaccino gratuito. Noi vediamo no vax in inglese, chi si oppone ai vaccini è un anti-vaxxer. Abbiamo trovato anche daily tampon, tampon in inglese è un assorbente igienico, o tutti i vari sanity zone, sanity point, sanity system, ma in realtà sanity in inglese vuol dire sanità mentale, oppure descrive un comportamento equilibrato, non c'entra proprio niente con la sanificazione. Nella definizione di Wikipedia sono comprese anche quelle espressioni di nuova coniazione che riprendono strutture inglesi con parole italiane e che si possono distinguere in due grandi famiglie. Le espressioni italiane perfettamente ricalcate sul modello inglese sono i calchi formali, noi usiamo tutti fine settimana, che è ricalcato su weekend, o grattacielo, che, oppure star, stella per star. Tra le espressioni nuove c'è immunità di gregge che arriva da Monti. Ma ci sono anche, c'è un'altra famiglia di espressioni che possiamo ricordare, che sono espressioni che riprendono una struttura inglese con parole italiane, ma che non si rifanno ad un modello esistente. Allora, esistono numerosissimi blog che si occupano di linguistica. Devo dire che i linguisti sono una categoria di persone particolarmente litigiose e nei blog spesso esiste un tag che inventaria queste espressioni. Allora, in particolare in un blogger di linguista ha inventariato queste espressioni come inglese farlocco. Allora, per esempio, aria condizionata è falsamente modellato su un air conditioned che non esiste, perché air conditioned in inglese vorrebbe dire locale condizionato da aria, e mette in questo elenco anche severo lockdown, che è un'espressione appunto che in inglese non esiste, perché in inglese la situazione di confinamento stretto si chiama hard lockdown. Una nuova realtà esige per essere spiegata, raccontata, nuove parole e nuove espressioni.
connessioni. E queste nuove parole molto spesso provengono dall'inglese, come abbiamo visto, e qualcuno se ne preoccupa. Non è una novità il coro di lamenti che si leva dai linguisti e anche dagli insegnanti quando si tratta la questione del massiccio ingresso degli anglismi nell'uso corrente. Probabilmente questo è uno degli argomenti di linguistica popolari, tanto che a lamentarsi sono spesso anche persone che non si occupano per niente di lingua per mestiere. Ma mentre la descrizione di questo fenomeno mette d'accordo tutti i linguisti, le sue interpretazioni e i giudizi di valore che ne vengono dati non sono per niente unanimi e si inseriscono in un dibattito che è incominciato molti anni fa e che va avanti tuttora. Diciamo che la prima grande disputa dei moderni, anzi dei contemporanei su questo tipo, su questo argomento, comincia con un articolo di un linguista ormai defunto che si chiamava Arrigo Castellani. In un articolo del 1987 Castellani aveva scritto, che Castellani aveva intitolato Morbus Anglicus, aveva rilevato un'invasione di termini anglo-americani nella loro forma originale nel lessico italiano. In quell'articolo Castellani, che era un linguista dalle posizioni puriste, paragonava l'ingresso degli anglismi a un virus, un morbus anglicus, che stava intaccando la lingua italiana. E a suo modo di vedere bisognava intervenire in qualche modo per curare lo stato di salute dell'italiano prima che i suoi tessuti vitali ne venissero intaccati. Molti linguisti furono d'accordo con questa posizione e considerarono l'ingresso dei forestierismi un inquinamento della lingua. In particolare si diceva che gli anglicismi sono i più pericolosi perché costituiscono il gruppo di forestierismi di gran lunga numericamente più rilevante tra gli insiemi di parole straniere che sono entrate nell'uso corrente dell'italiano. E il loro numero aumenta sempre di più, in modo sempre più vertiginoso. Negli ultimi mesi poi è diventato, secondo questa scuola di pensiero di puristi, di neopuristi o di amici dei puristi, decisamente allarmante. Il linguista Zoppetti, che abbiamo già ricordato a proposito della polemica sullo smart che abbiamo visto poco fa, dice che si può calcolare che approssimativamente il lessico dei giornali ospita ora percentuali intorno all'8-10% degli anglicismi. Questi studiosi pensano che sia necessario contrastare questi fenomeni e l'obiettivo delle loro battaglie è di ritornare a una lingua in cui il lessico e la sintassi procedano il più possibile dalla tradizione della lingua nazionale. Come si può fare per ottenere questo? Loro dicono che per ottenere questo risultato è necessario agire su due fronti, coniare nuove parole italiane che definiscano i nuovi fenomeni e adattare alla lingua italiana le parole straniere che non è possibile non utilizzare. Questi linguisti che diremo preoccupati, tra cui si annoverano Zoppetti, molti accademici della Crusca, utilizzano per spiegare e per promuovere le loro convinzioni questi argomenti. È legittimo chiedersi se la sempre più ampia circolazione dell'anglo-americano possa determinare dei cambiamenti nella struttura della lingua nazionale. Per quanto riguarda l'italiano, anche chi sostiene che l'influenza dell'inglese sulla struttura della nostra lingua rimarrà circoscritta, non può non rimarcare il considerevole impatto quantitativo del lessico, non solo per il numero di prestiti non adattati che fanno il loro ingresso nella lingua, ma soprattutto per i calchi sintattici che tendono a introdurre, riproducendola di soppiatto, la struttura dell'inglese e quello che abbiamo visto poco fa. E tutto questo altera la sequenza abituale delle locuzioni italiane. Secondo loro l'utilizzo eccessivo di prestiti integrali nel linguaggio della pubblica amministrativa, nella pubblica amministrazione o nell'erogazione di servizi fondamentali per i cittadini può avere come conseguenza l'opacità della comunicazione con la conseguente distorsione della comprensione. E questo è un problema non da poco e assolutamente da prendere in considerazione, perché ogni cittadino di ogni condizione sociale, di ogni età, accede in qualche maniera alla pubblica amministrazione.
Perché la pubblica amministrazione deve ricorrere a espressioni come day hospital, day surgery, best practice, citizen satisfaction, feedback e quant'altro, fino ad arrivare agli ultimi data breach, che sono delle violazioni della privacy dei dati in possesso della pubblica amministrazione. Inoltre, dice Barazzini, l'importazione compulsiva di modelli inglesi produce a volte risultati francamente ridicoli. Claudio Marazzini, il presidente dell'Accademia della Crusca, in un'intervista rilasciata il 1 giugno del 2020, parla dell'espressione distanziamento sociale e la trova estremamente infelice. Ebbene, il linguista che si è opposto con più forza a queste posizioni è Tullio De Mauro, morto nel 2017. Prima di considerare le sue posizioni, non sarà però inutile ricordare che De Mauro nel 1980 aveva pubblicato il primo vocabolario di base della lingua italiana. Il linguista immagina la lingua come una sfera che ha diversi strati, come un cioccolatino ripieno, oppure come una torta a strati. La parte più interna è costituita dal lessico comune, e la parte più esterna è costituita dai linguaggi più specifici, quelli tecnici, quelli della professione, quelli scientifici. Più sono specifici e settoriali i linguaggi, e più, nella visione di De Mauro, le parole, che vi si riferiscono si posizionano ai margini esterni della sfera. Il lessico comune è costituito da circa 47.000 vocaboli. Che sono conosciuti e utilizzati dai parlanti di livello culturale medio-alto. Ma questo lessico comune è a sua volta stratificato in più parti. Lo strato più interno include le circa 7.000 parole, aggiornate poi a 7.500 nel 2016, che si usano più di frequente e che costituiscono il vocabolario o lessico di base. Intanto notiamo che tra le 7.500 parole del lessico di base e le 47.000 parole del lessico comune c'è tutta la differenza fra i parlanti di cultura medio-alta e i parlanti di cultura bassa. Sono 40.000 parole. Queste parole però del linguaggio di base sono ancora differenziate in tre categorie. 2.000 parole sono quelle fondamentali. In queste parole c'è e, di, perché, quando, essere, avere, pensate, costituiscono tra l'86% e il 90% dei nostri testi orali e scritti. Altre 3.000 sono chiamate di alto uso, sono di uso assolutamente inferiore alle prime, stiamo parlando del 6% delle occorrenze, ma sono parole comunemente usate nell'orale e nello scritto dei parlanti nativi. Facciamo degli esempi: metallo, lardo, gravidanza, liberazione, invitato, giovedì, fedeltà, tutti i parlanti nativi conoscono queste parole. Le altre 2.000 parole del vocabolario di base sono dette di alta disponibilità. Sono parole conosciute da tutti i parlanti nativi, ma vengono poco usate negli scritti oppure nei linguaggi formali. Facciamo degli esempi: invincibile, leonessa, guardaroba, lancetta, giardinaggio, gufo. Sono queste le parole che rendono la vita più difficile a chi impara la nostra lingua, perché appartengono a linguaggi, a contesti specifici, sono però comunemente utilizzate e non sono facilmente scritte. Non sarà poi inutile ricordare che, visto che stiamo parlando di numeri, che nei vocabolari italiani monovolume sono riportate più o meno tra le 150.000 e 160.000 parole. I database enciclopedici sono di circa 470.000 parole. Qui nell'enciclopedia trovano posto tutte le parole che non hanno spazio nei vocabolari, per esempio i nomi propri, i nomi dei personaggi illustri, dei luoghi, degli elementi geografici. Il patrimonio lessicale degli italiani è incalcolabile. Nel patrimonio lessicale trovano
posto tutte le parole, tutte le forme delle parole, tutte le coniugazioni dei verbi e tutte le parole che si usavano nel passato che non si usano più, per esempio cavalare per cavamare, imbrifero di zona in cui si raccolgono le acque piovane e sesquipedale, che dico qui perché è una parola che ha trovato qualche estimatore, vuol dire enorme, grandissimo, larghissimo, ecco, esageratamente lungo, ecco. E quindi da questo repertorio intanto risale qualche lacerto che ci troviamo tra le mani. De Mauro ritornò più di una volta sulla questione dei forestierismi in un articolo sull'Internazionale del 2016 che si intitolava E irresistibile l'ascesa degli anglismi, ammetteva l'irrompere di impetuose ondate di anglismi nell'uso di chi parla e scrive le più varie lingue del mondo e ricordava la posizione militante della Crusca che aveva pubblicato appena gli atti del convegno La lingua italiana e le lingue romanze di fronte agli anglismi e all'interno del quale proprio nel 2015 era appena nato il gruppo Incipit, quello di cui abbiamo parlato prima, che si è inventato lavoro agile. De Mauro procedeva poi a sviluppare alcune considerazioni. Gli anglismi guadagnano terreno in molte lingue europee e siccome le parole sono generalmente le stesse, non devono più essere considerate anglismi, ma internazionalismi, cioè parole che sono riconosciute da molte lingue. La base di queste parole, più o meno 4.000, è generalmente di matrice greco-latina, attorno alla quale si sono poi aggregati nei secoli arabismi, francesismi, italianismi, spanismi e quant'altro, persino dei sinismi, cioè parole che arrivano dalla Cina. Se il nucleo genetico del lessico inglese è germanico, nei secoli si è assistita a una vera e propria invasione in questa lingua di latinismi e francesismi che hanno messo progressivamente ai margini le parole di origine germanica. Si è poi affermato anche una folla di italianismi e di ispanismi paragonabile alla percentuale di anglismi presenti nel Gradit e ora nella versione online del dizionario Treccani. Considerando questi fatti, direi che la lingua italiana si è rivelata molto più ospitale di altre. E a queste osservazioni che inquadrano il fenomeno in una più ampia prospettiva, sono forse da aggiungere altre riflessioni di più ampio respiro. Gli anglismi che entrano nel nostro lessico sono in genere presenze occasionali che non intaccano il nucleo fondamentale del vocabolario italiano. La maggior parte di essi ha vita breve perché è collegata con fenomeni transitori o a linguaggi settoriali. Si chiamano, i linguisti hanno dato un nome anche a queste parole, si chiamano occasionalismi. In un articolo apparso su Avvenire a dicembre del 2015, Raffaella Setti, che è una collaboratrice dell'Accademia della Crusca ed è una docente di filologia dell'Università di Firenze, afferma che il latino insieme con il greco costituisce ancora l'elemento principale per formare neologismi della tecnica e della scienza. È un collante della comunicazione universale, come recentemente nel 2015 l'ha definito Gianluigi Beccaria, che allora è ancora vivo, nella rivista Crusca per voi. Del resto è proprio la base latina a garantire la similarità delle forme nelle diverse lingue. L'inglese le ha rilanciate, ma poi tutte le lingue neolatine che si trovano nelle radici latine e di conseguenza una maggior facilità di comunicazione tra lingue diverse nelle terminologie specialistiche, in particolare tecniche o scientifiche. Giovanni Adamo riporta moltissimi casi di parole che sono arrivate all'inglese dal latino nella loro forma originaria e che poi sono ripartite e sono sbarcate come forme inglesi nelle altre lingue. Sono bonus, campus, focus, stadium, tutor, summit, media e sponsor. E pronunciamole alla latina e poi ancora forum e data e status e video. Eccetera, eccetera, eccetera. Sono parole che a suo tempo hanno viaggiato sulle vie attraverso le quali si diffondeva la cultura latina, entrando a far parte di quel grande processo che è stato definito la Translatio Culture, un vero e proprio percorso di trasferimento del bagaglio culturale dell'umanità che
dalla più remota antichità continua a riproporsi fino ai nostri giorni. E può accadere che questi termini compiano un viaggio a ritroso e, seppur con minime modificazioni formali, si arricchiscano di accezioni nuove. E vediamo client, che è client, digit e server, che in realtà sono forme inglesi, ma che chiarissimamente arrivano dal latino, IS, digitus, computare e servo. Non sono mai esistite le lingue pure, le lingue non contaminate pesantemente dall'influsso delle altre lingue. Il fenomeno quindi si iscrive nella corrente del normale processo di commistione tra lingue che da sempre si verifica. Basti pensare al massiccio transito di elementi della lingua greca o della lingua etrusca nella lingua latina, o, per andare ancora più lontano, nella diffusione a livello dell'intero Mediterraneo degli elementi della lingua calitica, che si sono poi assistate nelle lingue che avrebbero dato origine alle nostre. Non è difficile da capire che questo processo si manifesta nel nostro tempo in modi particolarmente veloci per l'aumento degli scambi e per la facilità della circolazione delle informazioni, e particolarmente in questo periodo con l'avvento della pandemia che coinvolge tutta la popolazione del mondo. Questa lunga carrellata di opinioni aveva lo scopo di inquadrare il fenomeno dell'ingresso degli anglicismi, particolarmente rilevanti in questo periodo, in un dibattito più generale. Perché riacquistare una dimensione storica dei fenomeni che ci riguardano ci aiuta a non prendere posizioni affrettate e a contrastare l'abitudine di dare giudizi sui fenomeni basandosi esclusivamente sulla percezione immediata che se ne ha nel tempo presente. Ed è proprio in questa prospettiva che assume un'importanza centrale il ruolo della scuola, come osservatorio privilegiato, ma anche come sistema di gestione delle informazioni. E dunque passiamo al punto di vista dell'insegnante. Passiamo al punto di vista delle insegnanti, si fa... Se riusciamo. Perfetto. Allora, come gruppo di italiano abbiamo deciso di fare un'indagine che non ha pretese di scientificità, ma diciamo voleva essere proprio un approfondimento nei quattro ordini di scuola, quindi in modo trasversale, visto che come gruppo facciamo parte della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e di secondo grado, abbiamo deciso di andare ad indagare e sulle parole. Per indagare abbiamo posto ai nostri studenti, ai nostri bambini, tre domande. Le parole che hai sentito di più, le parole che usi e che prima non usavi, e che cos'è il coronavirus. Quindi abbiamo posto loro queste domande. Come le abbiamo poste a loro? Per rendere un pochino più interattivo e spezzare un pochettino, cambiare un pochettino, dare una sterzata, vi proponiamo di, con il cellulare oppure con il computer, di digitare nella barra di Google menti.com. Cliccando su menti.com dovrebbe apparirvi questa videata e vi chiediamo di inserire il codice 2299595. Vi verrà data la possibilità poi di inserire delle parole, e le parole che vi chiediamo di inserire sono quelle che state provando riferite alla situazione che stiamo vivendo. Quindi provate ad entrare in Mentimeter, quindi vi ripeto, digitate nella barra di Google menti.com e poi inserite il codice 2299595. Chiedo magari a qualche collega di inserirlo anche nella chat, questo numero, così
Io adesso procedo con la nostra presentazione e poi più avanti andremo a vedere quelle che sono state le vostre risposte che appariranno come una nuvola. Quindi scrivete tre parole riferite alla situazione che stiamo vivendo. Veniamo nel concreto a quella che è l'indagine che abbiamo svolto, che ha evidenziato Claudia, abbiamo accelerato ad un processo che di solito è lentissimo. Maddalena, scusa, hai l'audio un po' intermittente. Mi sentite meglio adesso? Sì. Ok, speriamo. Abbiamo assistito in questo periodo in modo accelerato ad un processo che di solito è lentissimo, la nascita di nuove parole. E ci siamo chiesti quanto queste nuove parole rimarranno, dureranno. Oltre a parole nuove che sono emerse, ci sono anche parole che prima non venivano utilizzate ma che ora sono diventate di uso comune. Questo perché le parole servono per, come diceva prima Claudia, per narrare, per raccontarci, per dire che cosa sta succedendo, per dire che cosa viviamo. Infatti le parole definiscono la realtà e la realtà è definita dalle parole. Partendo dalle parole e dalla narrazione possiamo esplorare e comprendere il mondo. La narrazione infatti accompagna la vita dell'uomo. Il pensiero narrativo costituisce uno strumento primario nei processi di conoscenza di sé e del mondo. E ora entriamo un po' più nello specifico di quella che è l'esperienza che io andrò a condividere, che è quella della scuola dell'infanzia, ordine di scuola in cui io lavoro, dove chiaramente la narrazione è la modalità più utilizzata, sia la narrazione che anche la parte, diciamo, grafica, non essendo i bambini ancora a quest'età, chiaramente tra i 3 e i 5 anni ancora non scrivono, e quindi attraverso la narrazione abbiamo provato a raccontare. Sono stati intervistati i bimbi di 5 anni della scuola dell'infanzia. Abbiamo posto quindi quelle tre domande di cui vi abbiamo detto prima e le risposte, alcune delle risposte che abbiamo raccolto, andremo a condividerle. Ecco, quindi qui, quando viene chiesto che cos'è il coronavirus, ecco proprio una rappresentazione grafica fatta da un bimbo, di quello che è il coronavirus. Chiaramente fa riferimento a immagini che evidentemente ha visto, alla televisione o sui giornali. Brevemente, andremo a raccontarvi un estratto, diciamo, di quella che è stata la conversazione, con i bambini. I bambini dicono: il coronavirus è rotondo, ti fa venire il Covid, se ti metti le dita nel naso e nella bocca ti entra dentro, se metti le mani sotto l'acqua e le lavi con il sapone, i germi vanno via dalle mani. Il Covid è una cosa rotonda, con delle lunghe cose e sopra delle cose rotonde. Durante la discussione poi un bimbo ha chiesto: ma dov'era prima il Covid? E nelle risposte dei bambini, il Covid è arrivato da un altro pianeta, nell'altro pianeta gli hanno detto al virus: via via da questo pianeta, e così i virus sono venuti qua. Ha una forma rotonda, è arrivato da molto lontano. Dove è arrivato? È molto cattivo perché ti fa ammalare. E qui, diciamo, si potrebbe fare un altro webinar su questa paura di ciò che arriva da lontano, quindi l'inquietudine che genera ciò che non è vicino, non è conosciuto. Se tocchi le persone che non conosci, ti prendi il Covid. Il virus è dappertutto, quindi non puoi superarlo anche se corri. Se abbracci qualcuno, ti prendi il Covid. Quando qualcuno si è preso il Covid, tipo mia mamma e mio papà, che se lo sono davvero presi, ora però non ce l'hanno più. Quando hai la malattia, non puoi uscire. Se non hai la mascherina, ti prendi il coronavirus, ti fa venire la febbre. Quando ti soffi il naso, i batteri vanno nel fazzoletto. Ecco, qui abbiamo raccolto alcune, chiaramente, delle frasi che sono emerse da. Hanno poi come gruppo deciso di classificare dalle varie
interviste che abbiamo posto ai bambini nei quattro ordini di scuola, abbiamo deciso di dividere le parole in campi semantici e i campi semantici che sono emersi sono quello medico-sanitario, quello informatico e della comunicazione, quello emozionale della quotidianità e della famiglia, che abbiamo raccolto, diciamo, queste tre voci in un unico campo semantico, e quello delle norme e delle disposizioni. Dall'indagine che abbiamo svolto è emerso che i campi semantici dai 5 ai 19 anni sono gli stessi. Nell'area semantico-sanitaria, e qui vado sempre a raccontare quello che i bimbi hanno detto, i dottori curano negli ospedali, quando uno sta tanto male si deve chiamare l'ambulanza e poi andare in ospedale, in ospedale ti fanno le punture, gli esami del sangue, io quando avevo il raffreddore mia mamma mi ha curato senza farmi andare all'ospedale, se sei in ospedale i medici ti aiutano a guarirti, e a stare bene. Quando sei in ospedale non ti possono venire a trovare perché c'è il Covid e nella stanza non può entrare nessuno, nemmeno i genitori, solo i medici per curare. Quindi vedete tutto questo, tutte queste parole che fanno proprio riferimento all'ambito. Invece per quanto riguarda l'ambito la comunicazione, avendo partecipato in modo diretto o indiretto alla didattica a distanza, mio fratello fa lezioni in camera con il computer, mia mamma lavora da casa con il tablet, il cellulare, c'erano anche tante altre, abbiamo raccolto alcune cose. Per quanto riguarda l'area semantica invece delle norme, delle disposizioni, diciamo rispetto alla quotidianità e alla famiglia, quando c'era tanto Covid non si poteva uscire, quando c'è il Covid c'è la zona rossa, non si può uscire, zona verde si può uscire, zona gialla si può uscire un po', quando c'è il Covid non si può andare in giardino e non si può vedere i nonni. Quando c'è il Covid non si può andare quasi da nessuna parte, chiaramente il fatto di essere rimasti a casa, di non aver potuto andare a scuola, il fatto di non andare dai nonni, sono tutti elementi per i bambini. Abbiamo introdotto anche qualche così disegno, perché oltre alla narrazione c'è anche questa parte grafica, in questo caso rispetto per esempio alle norme, tutti devono indossare la mascherina, però vabbè, noi a scuola no. Se devi starnutire devi starnutire nel gomito, ti devi lavare le mani, non ti devi mettere le dita nel abbracciarti, no. E le parole che diciamo sono state più sentite, chiaramente riferite a questa situazione particolare, quindi parole che, come veniva detto prima, non erano in uso comune ma che sono entrate in modo massiccio e vengono utilizzate da tutti: coronavirus, Covid, virus, mascherina, che noi mascherina la usavamo solo per carnevale, adesso invece mascherina ha assunto completamente un altro significato, termometro, malattia, malato, dottori, tampone, guanti, gel, disinfettante, ammucchina, muoiono, funerali, zona rossa, zona gialla, zona verde e tante, tante, tante altre parole. E il lessico dei bambini della scuola dell'infanzia rientra certamente in quello che De Mauro ha chiamato il lessico fondamentale, facendo riferimento a quello che diceva Claudia prima. Il nucleo centrale delle 7.000 parole che formano il lessico di base. Nessun anglicismo compare tra le parole che sono state utilizzate nelle risposte che i bambini hanno dato. Passo la parola ora alle colleghe della scuola primaria e io mi taccio. Ecco, ci sono, spero, ok. Ecco qua. Allora, abbiamo intervistato bambini dai 7 ai 10 anni, ponendo le tre domande che ha citato anche Maddalena, bambini che appartengono alle classi seconda, terza, quarta e quinta. Nel rispondere alle domande i bambini non sono stati influenzati e quindi le risposte risultano molto soggettive.
Le parole e le espressioni citate sono state raggruppate nei campi semantici che prima ha citato anche Maddalena. Abbiamo notato che la maggior parte, tantissime parole che appartengono alle risposte, si riferiscono al campo semantico sanitario, e abbiamo osservato che le risposte alle domande 1 e 2, quindi quali sono le parole che hai sentito e che stai usando, contengono vocaboli molto semplici e di uso quotidiano, riferiti ovviamente alla realtà che i bambini stanno vivendo, ma sono paroline usate nelle risposte di bambini di seconda e terza. Le parole in grassetto, abbiamo confrontato, sono le stesse utilizzate dai bambini della scuola dell'infanzia. Nelle risposte poi le parole diventano anche più specifiche e raffinate, e man mano che si procede con le classi quarta e quinta. Spesso hanno risposto anche con espressioni, utilizzando aggettivi che ben connotano la specificità e la pericolosità della malattia. Sempre restando nell'ambito del campo semantico-sanitario, molte espressioni contenevano appunto, si riferivano al campo semantico-sanitario, quindi nel rispondere alla terza domanda, tutti gli alunni, dai più piccoli ai più grandi, hanno utilizzato vocaboli, sia nomi che aggettivi, che erano sempre appropriati al contesto della pandemia. Inoltre, spesso le parole coronavirus e Covid sono state usate indifferentemente per indicare sia la malattia e sia il virus. E tutti hanno risposto con frasi e piccole descrizioni che risultavano via via sempre più complete, riferite alle caratteristiche della malattia, alle necessità di prendere precauzioni e alle conseguenze che ha causato la pandemia. Nelle slide successive abbiamo presentato diverse parole che rispondono al campo semantico delle norme e disposizioni. Però non si vedono le slide, Maddalena, scusami. Vediamo, arriveranno. Arriveranno. In ogni caso, le parole tantissime che hanno usato i bambini nel rispondere, sia nel rispondere alla terza domanda, quella delle norme e disposizioni, e sia quelle che sono riferite alle parole che hanno sentito e che provano ad usare. Possiamo vederle? No, io vado avanti lo stesso, tanto è una riflessione che abbiamo fatto. Nelle parole sono state trascritte, le parole più semplici ovviamente risultano quelle usate, molto sentite in famiglia, ma via via sono state riferite nelle risposte ai bambini di quarta e quinta anche parole molto più specifiche, come coprifuoco, restrizioni, autocertificazioni, l'acronimo di PCM, e queste sono state utilizzate nelle rispondere dai bambini di classi quarta e quinta. E abbiamo anche raccolto parole che si riferivano al campo semantico emozionale, e qui i bambini hanno rappresentato, hanno espresso il loro forte coinvolgimento emozionale nel descrivere la malattia. Hanno usato anche espressioni molto usate dai media, ascoltate in famiglia, soprattutto i bambini piccoli di seconda e terza. E nelle risposte abbiamo riscontrato un uso smisurato del verbo morire e uccidere. Queste sono le diapositive riferite a quello di cui parlavo prima, dove io in ogni caso mi vado avanti. Quindi, come dicevo, i bambini hanno appunto, per quanto riguarda il campo semantico norme e disposizioni, hanno usato espressioni che utilizzavano anche in famiglia. E ancora, campo semantico, ecco qua. Allora, per quanto riguarda il campo semantico emozionale, abbiamo riscontrato un grandissimo coinvolgimento. Vedete, espressioni come andrà tutto bene, la distanza ci serve e ci salva. È chiaro che sono espressioni che i bambini ascoltano e che ripetono e che connotano perfettamente nella realtà che stanno vivendo. Nelle slide successive abbiamo riportato alcune delle tantissime descrizioni rispondendo alla domanda numero 3. Anche per loro c'è stata una narrazione scritta
dove davano, tutti i bambini davano, hanno espresso pensieri molto personali, e in molte di esse c'era la speranza di creare un vaccino per evitare di per curare la malattia e per evitare il contagio. Nelle loro descrizioni abbiamo notato una forte preoccupazione, la paura che essi hanno del contagio e anche delle conseguenze. Dalle risposte più semplici a quelle più articolate, tutte sono state caricate di una grande emotività che ci ha sorpreso moltissimo, anche perché nelle loro narrazioni hanno rappresentato il virus come un personaggio, quindi questo personaggio è rotondo, ha un colore verde, ha delle qualità, è un virus pungiglioso, invisibile, oppure l'hanno rappresentato usando nomi carichi di negatività come mostriciattolo, nemico, brutta persona e killer. Sono espressioni che ci hanno veramente molto colpiti. Nell'ultima slide che vi mostriamo abbiamo raccolto pochissime, abbiamo trovato nelle risposte pochissime domande riferite al campo informatico e della comunicazione, tranne che per didattica a distanza, videolezione e videochiamata. Non abbiamo trovato nessun uso di anglismo se non per la parola lockdown, usato nelle espressioni di rischio lockdown e ritorno al lockdown, evidentemente ascoltate in famiglia o anche dai media. Dopo aver riflettuto su queste risposte, ci siamo fatti una domanda. Bene, prendo io la sì. Palla. Certo. Dunque, ci siamo proprio chieste come mai i bambini fossero in grado di usare delle parole che qualche mese prima non conoscevano e comunque di usarle in modo così adeguato alla situazione. Faccio di nuovo riferimento quindi a quello che diceva Claudia, come mai i bambini in poco tempo hanno imparato queste parole nuove? Proprio perché la lingua, diceva Sgroi, non può non riflettere quello che viene intorno, quello che ci circonda, soprattutto se riguarda una situazione così dirompente e così massiccia come quella che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo. Quindi i bambini hanno usato queste nuove parole poiché le hanno sentite, è stato il risultato quindi della frequenza con cui hanno sentito dai media e di conseguenza in famiglia, e nella descrizione quindi i bambini per poter parlare di quello che succedeva intorno usavano il lessico adatto, hanno dovuto utilizzare quelle parole che non avevano mai ascoltato e che riuscivano così a definire, a verbalizzare la realtà che stavano vivendo. Quindi cosa possiamo dedurre? Possiamo proprio dedurre che è vero quello che diceva il linguista Sgroi, la lingua è davvero uno strumento semiotico onnipotente e significa che è necessario per riuscire a conoscere e a verbalizzare le situazioni che stiamo vivendo, è necessario spesso utilizzare e coniare nuove parole, e queste nuove parole immediatamente diventano lessico di uso comune, vanno a fare parte di quel numero di parole che ci accomunano. Quindi diventa decisamente importante come insegnanti aver osservato questo fenomeno in un tempo così breve, e quindi abbiamo capito che quando si imparano delle parole sconosciute, si imparano delle parole sconosciute che si sentono intorno quando sono necessarie per comprendere la realtà. E come riusciamo a comprenderla? Proprio utilizzandole, proprio descrivendole. Quindi vuol dire che la realtà che ci circonda ha determinato proprio la necessità di denominare in maniera sintetica delle entità e dei concetti che non potevano essere espressi con le parole che avevamo
già in uso. Quindi abbiamo proprio avuto la possibilità di osservare la nascita di nuove parole, di nuovo lessico e di un uso di esse direi quasi sfrenato. Bene. Lascio ora la parola di nuovo a Claudia, che invece ci illustrerà qual è stato il risultato della ricerca che abbiamo fatto nella secondaria di primo grado. Nella secondaria di primo grado abbiamo intervistato allievi di una classe prima e allievi di una classe terza. Ora, nella scuola secondaria di primo grado si assiste in diretta al passaggio dall'infanzia alla preadolescenza. Il linguaggio, naturalmente, anche nella scelta delle parole che vengono utilizzate, è la spia di questo fenomeno. In effetti vedremo come proprio le espressioni che i ragazzi usano sono profondamente differenti in prima e in terza, 11-14 anni. Anche in questo caso abbiamo ritrovato i campi semantici di cui si parlava prima, quello medico-sanitario, la scuola, l'informatica e la comunicazione, il quotidiano, emozionale e le nuove disposizioni. Alcune osservazioni di tipo quantitativo. Le parole scritte sono molte di più in terza rispetto a quelle che sono state scritte in prima. Un dato secco, 279 in terza, 168 in prima. Le parole più usate, più numerose, si trovano anche qui come nella primaria e anche come nell'infanzia, nell'area semantica medico-sanitaria. Le parole che si riferiscono alla scuola sono poche, in particolare nella prima. E delle parole collegate con la malattia sono più frequenti quelle relative alla disinfezione, in qualche modo alla difesa dal virus, molto di più di quelle legate alla gestione della malattia. Totalmente assente la parola morte. Le parole coronavirus, Covid, Covid-19, che sono utilizzate come sinonimi, come abbiamo visto succede anche nei media, lockdown, tutto chiuso, zone rosse, quelle che cioè i media usano più frequentemente, tutto sommato ricorrono meno frequentemente di quello che ci si aspetterebbe. L'anglicismo che ricorre di più è lockdown. Nella prima questa parola non ricorre neanche una volta, addirittura nelle parole dei primi non ci sono anglicismi, a parte online che compare una volta sola. Ma nelle parole dei terzini compaiono invece alcuni nomi, alcune parole che arrivano da internet. Oltre al lockdown, che abbiamo visto un po' più, a una distensione un po' più grande, c'è Nambo, Coloring, Overlay, Meet, Edit, Cover, queste sono le parole degli internauti, perché i ragazzi in prima non vanno in situazioni come dire di provincia, come la situazione dei ragazzi di cui ci siamo occupati nella cintura di Torino, non vanno su internet da soli, mentre in terza sì, ci vanno e come, e cominciano a fare delle esperienze e quindi ne acquisiscono le parole. Che cos'è il coronavirus secondo i ragazzi di prima? È un virus che gli si è diffuso in tutto il mondo, non lo so, credo sia una cosa molto contagiosa, è un essere talmente piccolo che serve un microscopio, è un virus così forte che alcune persone non riescono a sconfiggerlo, questo è il linguaggio dei bambini della primaria. Ma se noi arriviamo invece a che cos'è il coronavirus secondo i ragazzi di terza, cambia completamente il registro. È come se compaiono pensieri personali, dei collegamenti, delle spiegazioni di taglio più scientifico, dei giudizi. Il pensiero è complesso, si vede che c'è proprio il bisogno di mettere se stessi in relazione con il mondo. La nostra vita è cambiata, il nostro modo di pensare, io penso. E usciamo dalla secondaria di primo grado per entrare nella secondaria di secondo. Allora, volgiamo lo sguardo adesso all'ordine di studio della secondaria di secondo grado, esaminando chi sono gli intervistati.
Allora, sono alunni compresi tra i 14 e i 19 anni, appartenenti ad una scuola seconda del linguistico e tre classi del liceo economico-sociale, di seconda, di terza e di quinta, che hanno volontariamente compilato il questionario da me somministrato su Google Moduli. Si osserva come le risposte siano state molto eterogenee. Qualcuno ha scritto poco, altri hanno scritto molto, specialmente nell'ultima domanda, nella quale appunto era chiesta la definizione di coronavirus. E hanno avuto piacere più persone di scrivere di più, comunicando giudizi, formulando auguri per il futuro e lasciandosi andare ad una vera e propria narrazione. A livello comunicativo riscontriamo che sono ragazzi scolarizzati, sanno esprimersi e le loro parole filtrano il vissuto, ciò che vedono, ascoltano, leggono. Ci troviamo al termine del percorso scolastico dell'obbligo e quindi dimostrano consapevolezza nell'uso della lingua. Ponendo l'attenzione sulla grafia della parola coronavirus, notiamo che è multiforme, maiuscolo, minuscolo, con o senza trattino, e quindi confermiamo quanto Claudia ha illustrato precedentemente, osservando che l'acronimo soggetto al fenomeno di laicizzazione diventa un sostantivo. E stessa sorta accade anche ad altri acronimi come DAD e DPCM, mentre meno fortuna ha la didattica digitale integrata, la DDI, che non viene mai utilizzata dai ragazzi e mi sembra che anche in generale i docenti siano affezionati poco a questo acronimo. Per quanto riguarda l'ambito medico-sanitario, possiamo semplicemente rilevare che sono all'incirca le medesime parole già censite nella scuola secondaria di primo grado. È un dominio semantico nel quale non troviamo un grosso scarto tra i diversi ordini di studio. Diverso invece l'ambito semantico dell'informatica e della comunicazione. Qui gli alunni della secondaria di secondo grado hanno inserito un corposo numero di parole, di cui alcune inglesi, ed hanno anche riportato espressioni. Le più comuni sono appunto non mi va la connessione, sto laggando. Sicuramente ciò è dovuto, scusate, ho cliccato un'altra parte, eccolo qua. Ecco, sicuramente ciò è dovuto al fatto che la scuola secondaria di secondo grado ha vissuto anche un lungo periodo in didattica a distanza. E osserviamo anche la netta composizione, la netta dominanza della composizione, in particolar modo con la parola video, video lezione, videochiamata, videocamera. Secondo quanto Claudia ha spiegato prima, riconosciamo che queste parole composte sono modellate sul calco inglese e riflettono bene la nuova condizione di alunni e docenti che in alcuni articoli online sono stati definiti come i nuovi video terminalisti. Il campo semantico della scuola è di nuovo ricco di parole, molte di più di quelle emerse dagli alunni della scuola media. Ciò sempre per effetto del lungo periodo della didattica a distanza. È possibile osservare come la parola Google Moduli venga a significare per antonomasia verifica e riconosciamo anche una simpatica espressione utilizzata da un docente per sollecitare i liceali a non sprofondare nel torpore, non vi rilassate solo perché siete a casa. Espressione che evidentemente è rimasta impressa nella memoria di un allievo che poi l'ha riportata nella nostra indagine. L'ambito emozionale, come vedremo insieme a quello successivo della quotidianità e della famiglia, registra in maniera significativa il divario con i restanti ordini di studio, perché le parole di questo campo semantico sono le parole che rappresentano il vissuto dei ragazzi, particolarmente difficile, ed esprimono la pesantezza della DAD, sono parole confessione. Alcune di queste anche declinate al femminile, quindi deduciamo che non sono generiche e decontestualizzate, ma
riconducibili proprio al soggetto che le ha scritte. Interessantissimo anche il campo semantico della quotidianità e della famiglia, da cui si evince che il distanziamento patito non è tanto quello del campo semantico medico-sanitario, ma è la distanza, quella spaziale, che diventa isolamento. Queste parole sono significative non tanto dal punto di vista linguistico, ma dal punto di vista umano, e ci dicono come la scuola intercetti e raccolga anche involontariamente, come in questo caso con un asettico questionario su Google Moduli, le voci di disagio, di malessere, e quindi diventi compito nostro, anche di noi docenti e della scuola, di ristabilire un po' di fiducia e di serenità e anche di autostima nei nostri alunni. Nel campo semantico del diritto, norme e disposizioni, segnaliamo che i colleghi di diritto ed economia della nostra scuola hanno lavorato con le classi per spiegare la differenza tra un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, appunto di PCM, e una legge, e quindi hanno contribuito a far sì che gli alunni utilizzassero queste parole con un certo grado di consapevolezza e conoscenza. Rispetto alla scuola secondaria di primo grado, lo avevamo già colto anche nell'ambito medico-sanitario, non osserviamo però un divario così ampio. Sono infatti le parole apprese per lo più dai media. Nel rispondere al questionario, i ragazzi del liceo sono ricorsi all'utilizzo di parole straniere. Osserviamo che sono prevalentemente dell'ambito della comunicazione dell'informatica, e i forestierismi negli altri ordini di studio erano, come ci hanno detto le colleghe precedentemente, erano quasi inesistenti. Interessante osservare un risvolto linguistico peculiare di questo periodo di pandemia. Si tratta di uno slittamento semantico, infatti i ragazzi hanno riferito un gruppo di parole riconducibile all'area semantica della guerra, quindi coprifuoco, nemico, bombardamento, e naturalmente un uso figurato a cui i media sono ricorsi per trasferire nelle parole l'allarme generato dalla situazione contingente. E infine sottolineiamo come ci ricordano le parole che potete leggere del linguista Giovanni Nencioni, l'importanza di ricondurre il testo al suo tempo. La lingua, viva, duttile e permeabile, muta e si trasforma sotto la spinta della realtà, come appunto abbiamo visto nella nostra piccola indagine, e alle parole noi attribuiamo nuovi significati. Pertanto il nostro lavoro di insegnanti presuppone in classe una paziente e graduale attività con i ragazzi sulla linguistica per comprendere pienamente i testi in generale ed in particolare quello letterario. Concludiamo questo nostro viaggio di esplorazione nelle parole usate dagli alunni dai 5 ai 19 anni, facendo alcune veloci considerazioni. Negli interventi precedenti abbiamo visto quanto rilievo abbiano i media tradizionali e soprattutto i social nell'affermazione di una nuova parola o di una forma linguistica. Ebbene, ciò è confermato anche dalla nostra indagine, in particolar modo visibile nell'ambito sanitario e nell'ambito del diritto. Questi campi semantici non mostrano un significativo scarto tra gli alunni della scuola primaria e quelli della scuola secondaria. Segno questo che i media hanno raggiunto lo scopo di insegnare a tutti le parole chiave della pandemia. Gli alunni dai 5 ai 19 anni riportano quindi le parole che sono specchio della rappresentazione dei media stessi. Sono le parole apprese dai TG e quelle sulla bocca di tutti, usate prima dagli esperti e poi da chiunque, anche dai nostri ragazzi. Parole italiane, senza anglicismi, parole che devono essere comprese e poi usate. Diverso invece il discorso per ciò che attiene al campo semantico della sfera emozionale e di quello della quotidianità e della famiglia.
sono queste le parole con le quali i ragazzi si rappresentano. Esse hanno il compito di esprimere il vissuto, la difficoltà, la routine, l'aspettativa, la noia, sono quindi lo spaccato del loro mondo. Qui il divario c'è ed è grande, e la differenza tra i piccoli che si inoltrano nel mondo delle parole e muovono i primi passi nel loro uso, e i grandi che in maniera consapevole gestiscono un bagaglio di parole che non è quello di base, ma come ci ha spiegato Claudia prima, è un patrimonio ricco alla cui costruzione ha contribuito ampiamente la scuola. In ultimo, ci sembra doveroso richiamare il meraviglioso compito dell'insegnante d'italiano, che, ben inteso, aiutato da tutti gli altri docenti, è chiamato giorno dopo giorno, con infinita pazienza, ad educare all'uso dello strumento duttile della parola, iniziando nella scuola dell'infanzia e della primaria con la narrazione, per poi passare alla scuola secondaria, nella quale si accede al linguaggio più complesso e rarefatto, quello teorico dell'astrazione. La scuola quindi è un osservatorio privilegiato nel quale si assiste a questo processo verso un mondo appunto di parole, parole, parole. Maddalena. Claudia, devo uscire e andiamo a vedere. Questa è la nuvola, diciamo, che è emersa dalle parole che sono state divise. Ecco qui. Vaccino, anche qui le parole. Anzi, lockdown, mascherina, distanziamento, queste sono alcune delle parole che sono state da voi quando abbiamo fatto il Mentimeter prima, vi abbiamo chiesto, distanziamento sociale, aperitivo, che è quello che non si può più fare, malattia, meet, smart working, insomma queste sono alcune, come vedete, paura, però c'è anche un resilienza, covid, ascolto, speranza, amici, paura, insieme, solitudine, stanchezza, non si vedono, mi dicono dalla regia, e allora che ora ve le farò vedere, magicamente torno e così condivido. Pensavo che stesse riuscendo a vederle. Un secondo, ecco, ora le vedete? Sì, Maddalena. Grazie. Sono le parole che avete sentito, che vi ho narrato, però anche vederle, vedete la nuvola delle parole. Siamo un pochino in ritardo, quindi vado... interrompo. Cosa facciamo, Maddalena? Adesso arrivo. Rivedete di nuovo la condivisione? Siamo di nuovo in contatto. Sì, si vede. Ecco, scusate. E finiamo, siamo proprio sulla fine. Ecco, vediamo che Lucy evidentemente non ha partecipato al nostro webinar, perché vedete che invece che parole, 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 passa, diciamo, a un altro, un utilizzo di un linguaggio non verbale, che è quello di dare un pugno al poveretto, e quindi diciamo le parole. E come ultima cosa, sperando di riuscirci, però siamo già un po' in ritardo, chiedo alle mie colleghe se vogliamo lo stesso iniziare questo lavoro con la Jamboard, oppure... Credo comunque che mettendo il link ci mettiamo chi ha voglia di lasciare una parola sulla nota adesiva invece che una domanda. Penso. Ok, allora se hai voglia, Paola, di mettere, vediamo adesso velocemente, diciamo. Adesso questa Jamboard avremmo voluto condividere con voi qualche parola che. Magari potevate portarvi a casa da questo nostro incontro e vi chiedevamo di scriverlo con due parole. Paola, riesci tu a mettere il link? Assolutamente sì, sto facendo. Grazie mille. Questo è il bello di lavorare in team, che ci si integra, si collabora insieme. E quindi io direi di
lasciarci di concludere il nostro dando un attimo la parola a Caterina e poi salutiamo. Allora, Caterina, non riesco ad attivare il video, ma solamente l'audio. Ok, Caterina, allora se vuoi vai e io dopo fare l'audio con cui volevamo concludere il nostro webinar. Scusateci se siamo andati un po' lunghi, siamo un pochettino, ma abbiamo iniziato quei 10 minuti dopo che sono quelli che ci portiamo di ritardo adesso. Maddalena, metti la Jamboard così mentre Caterina parla possiamo vedere le parole di qualcuno. Perfetto, quindi vado subito. Ecco, Caterina, puoi parlare. Mi sentite? Posso parlare? Sì, sì, parla pure. Ah, bene. Niente, c'è un bambino, un ragazzino insomma di 7 anni e mezzo, 8, che ha voluto scrivere una filastrocca su queste parole che normalmente sente sia a scuola, sia in famiglia, sia in giro. E adesso ci sarà la lettura di questa filastrocca, chissà, magari... 19. Può darsi che magari uno poi... tra qualche tempo, rileggendola, ricordi cosa è successo in questo brutto periodo. Ok, allora vi lasciamo con le parole di questa filastrocca, spero che riusciate a sentirle. Il Covid è una brutta malattia che dobbiamo mandare via. Ha ucciso tante persone che erano tutte buone. È una mascherina, bisogna indossare, così il virus non può entrare. Bisogna stare a distanza, nei negozi e in ogni stanza. In ogni locale, prima di entrare, le mani bisogna disinfettare. I cinema e i teatri sono chiusi perché i virus non vengano diffusi. I colori delle varie regioni sono rossi, gialli e arancioni. Anche la scuola si è adattata. E la posizione dei banchi è distanziata. Ci auguriamo che arrivi presto il vaccino, così possiamo stare di nuovo vicino. Ecco, finito. Ok, grazie. Le tue idee. Grazie, sì. Grazie a tutti quanti per l'attenzione. Siamo insomma... insomma, di aver interessato tutti voi e vi salutiamo, diamo appuntamento alla prossima data con i webinar dei nostri colleghi e amici del CESEDI e da parte mia e di tutti i colleghi che fanno parte del gruppo di Italiano vi auguriamo buona serata e vi ringraziamo molto per l'attenzione. E vi ricordiamo che stiamo organizzando il corso di Italiano, sì, sì. E il primo incontro sarà il 5 di marzo. E naturalmente grazie al CESEDI potete chiedere eventuali anche ulteriori informazioni. Grazie a tutti quanti. Buonasera a tutti, grazie. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera.